La mafia si combatte anche con un calcio. L'incasso della partita giocata lo scorso settembre a Dolo tra la Nazionale Cantanti e il team Affari Puliti servirà a completare la sistemazione della villa di Felice Maniero a Campolongo Maggiore, precisamente l'area esterna che diventerà il giardino della legalità. La somma raccolta, 11.860 euro, è stata consegnata a Marino Milani, presidente dell'Associazione Affari Puliti. Caltana resta senza farmacia. La titolare ha ottenuto il trasferimento in un'altra sede e così l'attività cessa il 1° dicembre, dopo soli 5 anni dall'apertura e dopo tante battaglie per ottenerla. Si preannunciano dunque disagi per i residenti, costretti d'ora in poi a raggiungere la farmacia di Caselle o quella di Santa Maria di Sala. Il sindaco Nicola Fragomeni si è già rivolto al governatore Luca Zaia per una veloce riassegnazione. Creatività di marca, una torre di controllo che la notte cambia colore a seconda della velocità del vento, diventerà l'elemento distintivo del principale aeroporto della Georgia, quello di Kutaisi, le cui facciate esterne sono state realizzate dalla permastilisa di Vittorio Veneto. La torre sarà alta 55 metri e grazie ad un sistema di illuminazione a LED, nottetempo si illuminerà di colori cangianti provocati dal vento. Basta coi furti di fiori o peggio di rame, basta con le visite sacrileghe e gli atti osceni. Nei cimiteri di Montebelluna arrivano non solo le telecamere di videosorveglianza, ma anche un impianto di allarme anti-intrusione volumetrico, il tutto collegato alle centrali operative di polizia locale e carabinieri. Nei due camposanti sarà anche rinnovato l'impianto di illuminazione con luci a LED e così i defunti riposeranno veramente in pace. L'eccesso di zelo a volte è decisamente fuori luogo. Un fruttivendolo pakistano di Piazza delle Erbe è stato sanzionato per 0,5 chilo di radicchio venduto 8 minuti dopo l'orario di chiusura alle 13:38. Pesantissima la multa, ben 1000 euro. Immediata la reazione di solidarietà da parte degli altri ambulanti e l'ASCOM ha chiesto subito un incontro con l'assessore al commercio e il comandante dei vigili di Padova. Niente più banchetti e buffet nel Palazzo della Ragione, una stretta voluta dalla Giunta Padovana che nel nuovo regolamento vieta tutte le manifestazioni non strettamente culturali. Un'apposita commissione valuterà quali eventi potranno svolgersi all'interno del Salone, la più vasta sala pensile del mondo, con affreschi quattrocenteschi e il gigantesco cavallo di legno. Simile monumento va adeguatamente tutelato.